Il vino e le bellezze architettoniche di Monte Carlo, con Nubio speciale che ogni anno si rinnova con la festa del vino. Qui siamo in un posto speciale, un salotto, un convento che quest'anno raccoglie 7 serate diverse con 7 ospiti, dove cultura del vino e del buon mangiare, soprattutto del cibo realizzato con prodotti della nostra terra, prodotti a chilometro zero, sono vera e propria cultura. L'iniziativa si chiama Il Salotto del Vino e del Verde e si svolge nel giardino interno della ex Fondazione Pellegrini Carmignani, un modo per abbinare la degustazione dei vini DOC di Monte Carlo con i prodotti tipici del territorio, con la collaborazione dei sommelier dell'AIS Lucca e Fisar Monte Carlo e degli chef dei rinomati ristoranti locali. Gli ortaggi e fagioli lucchesi sono stati protagonisti della prima serata, con la conduzione di Fabrizio Dell'Aiuti e ospite d'eccezione l'attore Andrea Buscemi. Anche quest'anno siamo ripartiti alla grande, perché questo connubio tra appunto vino e enogastronomia è diventato ancora più stretto e ci abbiamo sempre i nostri ristoratori del comune di Monte Carlo che hanno organizzato queste serate a tema con i prodotti tipici e ogni sera vengono presentate due aziende agricole che presentano i loro vini con questi abbinamenti gastronomici. Presidente, l'abbiamo sorpresa sul fatto. Gino Carmignani, presidente del Consorzio dei Vini di Monte Carlo. Selfie Doc, cos'è? Lo vedi, il simbolo del Consorzio della Produzione del Vino Montecarlese. Il selfie, l'ultima moda, diciamo così, il divertimento che avviene sul web, e poi con il Monte Carlo Doc. Cioè ogni persona, ragazzi che arrivano qui a Monte Carlo alla festa del vino, si fanno il selfie, poi lo mettono su Twitter, Facebook, eccetera. E così è un gesto per la memoria futura.